Ma io sono stato molto attento al tuo discorso, spero che anche tu sarai attento al mio. Non a caso ci tenevo che, ma non poteva farlo ovviamente, che inquadrasse il monitor in questo scambio tra cognomi all'interno del, perché ci tenevo che non finissi tu il discorso, perché sennò poi finisce alla solita maniera, ma che finisse un attimo in modo diverso. Io mi reputo antifascista e non sono comunista, quindi nella stragrande maggior parte di quello che è un po' quello che è successo nel discorso che ha fatto Lava, nel senso che porto un esempio. Prima di iniziare a lavorare, mentre facevo l'università, per arrotondare andavo a fare assistenza a un anziano, e questa persona, come diletto, siccome era cieco, mi chiedeva di leggere i libri che lui aveva scritto durante la sua vita, di suo pugno, e quando li leggevo mi accorgevo che era tutta la storia della sua gioventù militata come italiano preso in giovane età, quale può essere la tua e la mia, non politicamente schierato da nessuna parte, preso, sbattuto in guerra a fare il dragamine. Quindi capisci che un ragazzo che si trova in quel frangente lì rappresenta quello che è successo alla grande massa di italiani durante la guerra col fascismo. Quindi non c'era uno schieramento politico di qualcuno, ma una persona che si è trovata lì, come scrive di suo pugno, così l'Italia, da un giorno all'altro tutta fascista. E la cosa che mi faceva ridere di questo libro, scritto in modo molto serio, è che alla fine lui dà un'espressione dicendo: guarda che belli gli italiani, il giorno dopo sono tutti comunisti. Questa espressione era per dire un po' quello che diceva Lava, che la responsabilità di questa cosa, poi vorrei ricordarvi chi era Mussolini, perché non era certo di estrazione di destra, ma veniva da un'altra parte che era di sinistra, ed è successo quello che è successo, perché sapete voi di quale testata giornalistica era, bravo, e quindi che non era notoriamente di destra, ma di sinistra. Tolto questo strafalcione... Io non sono intervenuto per rispetto in quanto antifascista e non comunista. State dimostrando invece di essere antifascisti ma comunisti, che c'è una bella differenza. Seconda cosa di questo passo, state chiedendo in modo inutile di togliere su una mozione di cambiare il nome di una via, quando avete già voi stesso detti che questa via non c'entra nulla con questo argomento. Piuttosto, veramente, mandiamo un emendamento, come proponeva qualcuno, fate un giardino intitolato a Collegno, città della Resistenza, quello che volete, ma a me sembra una pagliacciata fare una cosa del genere, perché state utilizzando un pretesto ideologico, perché se io vado a vedere le vie di Collegno, ne vedo alcune, via Cuba, piazza Che Guevara, viale dei Partigiani, cosa scriviamo? Viale dei Partigiani meno quelle brigate che erano comuniste, che hanno fatto massacri? Perché ci sono anche quelle, l'abbiamo ripetuto mille volte qua dentro. Prima di dire una cosa del genere, devi dimostrarlo. Stavo rispondendo. C'è un libro storico che qua dentro abbiamo dibattuto mille volte, che qualcuno anche a Grugliasco a Collegno ha portato, si è discusso sui martiri, 66 martiri, tutta una serie di cose, si è discusso e ridiscusso. Io da un punto di vista ideologico sto facendo semplicemente, esiste anche quello che voi qui dentro avete portato come comunismo, e non è che uno dice io sono comunista ma non sono come il comunista russo, perché i campi di concentramento erano anche russi, l'ispirazione l'avete presa da loro, l'internazionale comunista ci ha partecipato anche Togliatti, no? O sbaglio? Non era espressione di questo? Andiamo avanti. Quindi se volete giocare sul piano ideologico, non giochiamo sul piano ideologico, cioè portate argomenti diversi, perché così andate a uno scontro che è veramente inutile, se non dire anche, scusate la parola, stupido, perché così è. Cosa facciamo? Piazza Che Guevara, andiamo a leggere quello che dicono su Che Guevara. Io ancora qualche secondo e ve lo leggo. Cioè, alcuni autori hanno accusato Che Guevara di aver commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Consigliere Gobosci, prova a terminare. Appunto, dico, provi a terminare. Nell'ambito dell'esercizio rivoluzionario, alcuni di questi hanno affermato come gli episodi di violenza che imputarono Che Guevara sia conseguenza anche della sua concezione ideologica. Cita Che Guevara nel suo libro: l'odio come fattore di lotta, l'odio intransigente contro il nemico, che permette all'uomo di superare i suoi limiti naturali e lo trasforma in un'efficace, violenta, selettiva e fredda macchina per uccidere. I nostri soldati devono essere così. Un popolo senza odio non può distruggere un nemico brutale. Bisogna portare la guerra fin dove il nemico la porta, nelle sue case, nei suoi luoghi di divertimento. Renderla totale. Non bisogna lasciare un minuto di tranquillità.
farlo sentire come una belva braccata. Allora, da una città che ha in titolare milioni di vie, tra cui una via, a uno che dice così, se il paragone è portato su questo, mi dispiace, ma non siete diversi da quelli che accusate. Quindi cambiate il piano, non portatelo sul livello ideologico, ma su un livello democratico e civile. Quindi la cosa più furba è ritirare sta mozione, che non ha senso, dato che comunque via Roma non è stata intitolata ai fascisti, ma sappiamo già che è una cosa che non c'entra nulla, perché andate su un piano in cui vi fate una brutta figura. Grazie. Grazie a lei.